puoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato. Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Simply Monasterace, un supermercato vicino a casa per la spesa di ogni giorno. Un reparto gastronomia super assortito con salumi e formaggi tipici locali. Nuovo reparto ortofrutta e baguette calde per tutto il giorno. Tra le offerte del periodo trovi simpatia al tuo servizio. All'esterno, ampio parcheggio riservato. Simply Monasterace, via Nazionale 110, Monasterace Marina. Semplice la vita. Grandi Magazzini Europa 2000 della famiglia Bonfà. Da più di 50 anni si occupa di arredamento, prodotti per la casa, materiale elettrico, lampadari ed elettrodomestici con il grande marchio Expert. Nella struttura di oltre 3.000 metri quadri, un unico grande negozio, Casa Chic, dove puoi trovare le migliori aziende di arredamento, ovviamente sempre tutto garantito dal nostro slogan qualità al miglior prezzo. L'esperienza maturata nel corso di due generazioni di mobilieri ha permesso di sviluppare un'elevata professionalità, oltre mezzo secolo di esperienza al servizio del cliente. Da noi puoi trovare un'ampia scelta per ogni soluzione, in stile o in design, il tutto ai prezzi più convenienti per il cliente. Bonfà significa la qualità al miglior prezzo. Grandi Magazzini Europa 2000 a Bianco. Arredamento completo, consistente in cucina completa, parete attrezzata, camera matrimoniale completa, divano a tre posti, al prezzo di 2.990 euro. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Panino con Angus di prima scelta, Lilla 19. Grigliate miste, Lilla 19. Tagliate di carne, Lilla 19. Queste e tante altre specialità le troverai alla braceria paninoteca Lilla 19. Vasta scelta di panini e carne di primo taglio. Vieni ad assaggiare anche la nostra birra artigianale. Lilla 19, ci trovi a Locri in via Giuseppe Garibaldi numero 161. Lilla 19, il massimo del piacere con il massimo del gusto. Sbocciano gli sconti dal 3 al 30 aprile a Gioiosa Ionica al vivaio La Rosa Giuseppe, azienda che con la sua tradizione tramandata dal 2008 oggi è leader nel vivaismo, situata nel cuore della vallata del Torbido a Gioiosa Ionica all'uscita dalla strada di grande comunicazione Ionio Tirreno. Propone una serie di piante ornamentali da esterno, piante da frutto e piante di ulivo secolari. Il vivaio La Rosa poi ti accompagna nel post vendita con i suoi servizi: impianti di irrigazione automatizzati, manutenzione del verde, progetti
progettazione e realizzazione di giardini e terrazze, noleggio piante per eventi. Vieni a visitarci dal 3 al 30 aprile. Fiori e piante, è in festa con favolosi sconti. La Rosa Giuseppe, il verde, la nostra passione. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Adesso puoi portare Telemia sempre con te, con la nuova app. Scarica da Play Store e App Store e con un semplice clic entrerai nel mondo di Telemia. Con il nostro live streaming, tutti i programmi on demand e le ultime news ovunque vorrai. Scarica l'app, Telemia è sempre con te. E l'appuntamento di inizio settimana con la rassegna stampa di Telemia, rigorosamente in diretta dallo studio centrale, per aprire dunque una nuova settimana di informazione con l'edicola digitale. I tanti temi del giorno, tutti importanti, dal ritorno in Calabria del ministro Toninelli, che oggi sarà a Gioia Tauro nella Piana, alla politica e soprattutto alla ricca pagina dello sport. Sono successe diverse cose ieri, non sono mancate le sorprese: pareggio del Roccella con dimissioni del tecnico Passiatore, perde il Locri invece in Serie B, bene il Crotone sabato in anticipo, il Cosenza pareggiato con il Palermo invece perde la Regina, passo indietro per gli Amaranto dopo la bella vittoria contro il Catania. Ieri ha deluso la squadra di Drago, Arieti penultima in classifica, vince il Rende, bene il Catanzaro. In sintesi è quello che è successo ieri per quanto riguarda le calabrese. Approfondiremo, analizzeremo in coda le notizie dello sport, poi questa sera rendicontazione con tutte le notizie, le interviste e soprattutto gli ospiti in studio per quanto riguarda tutti in campo in prima serata. Sulla nostra emittente si parlerà soprattutto di queste dimissioni del tecnico del Roccella e soprattutto saranno analizzate tutte le gare più importanti che si sono giocate ieri. Ma andiamo con ordine, prime pagine, subito il quotidiano, in quanto Gazzetta ancora non c'è nella nostra edicola digitale e contiamo di averlo nel corso della nostra diretta. Nel frattempo il quotidiano, edizione di Reggio Calabria, Simeri Crichi, trovato un cadavere decapitato, la macabra scoperta in un terreno fatta da un anziano che era sul posto per scattare foto. Si tratterebbe di un giovane di 30 anni, tra i primi a dare l'allarme, l'ex sindaco di Simeri Crichi. Il corpo era lì da almeno un mese, vedete qui la scientifica sul luogo del ritrovamento. Domina la cronaca, Filandari, spari e fiamme per l'assessore, vedete l'auto dell'assessore distrutta dalle fiamme a Filandari. Ci occupiamo subito di Gioia Tauro, lo dicevamo, il ritorno di Nanilo Toninelli, oggi incontri con prefetto e commissario, la questione della gestione del terminal MCT. Tanto sport, calcio, il Catanzaro sbanca Cava e si rifà sotto, bene la squadra di mister Autero, orgoglio rende, che vittoria a Caserta, Regina Cappavolo, dicevamo inaspettata questa sconfitta per gli Amaranto che hanno deluso, adesso preoccupa la situazione della Regina, pari della Vibonese. Il Corigliano promosso invece in Serie D, la Morrone ritorna al primo posto. Ritorniamo ai fatti più importanti della giornata. Reggio
siamo già al taglio basso, anche un video contro il dissesto. Falco Matai, il sindaco della città di Reggio, invita i cittadini a diffonderlo e illustra gli effetti nefasti del default. Il sindaco chiede un nuovo provvedimento al governo, ringrazia i 5 Stelle e attacca Matteo Salvini. Alla Lamezia, rogo tossico nel campo Rom a Scordoville, poi Movimento 5 Stelle. Parlamentari e per l'Unione Europea restano in sfida 10 candidati, i regini sono stati tutti bocciati. Subito il nostro portale, lo dicevamo, Roccella, Passiatore, si è dimesso. Sono stato aggredito fisicamente da un ex tesserato del Roccella, ha detto il tecnico al termine della gara pareggiata dalla squadra roccellese contro il Troiena ieri pomeriggio nel Netto Muscolo. Poi in Bacheco, orrore, in Calabria ha trovato un corpo senza testa. Partito Democratico, siamo alla politica, si vota Vibo come in diversi comuni del Vibonese, ma soprattutto della nostra provincia. Si ribellano quasi 90 iscritti del PD, ora basta, coalizione forte a sostegno di Luciano. Si torna a votare a San Luca, comunque andrà Klaus Davi, ha già vinto, ecco in foto Klaus Davi. Poi subito la controcopertina, San Lorenzo, terrificante incidente nella notte sulla strada statale 106, 3 feriti, auto distrutte. Poi l'ultima battuta, tante news dalle Lions Club di Locchi che guardano Nos e Pitagora. E poi vedete ancora, per quanto riguarda gli appuntamenti di cultura e società, da Achille alla relatività, doppio incontro pubblico il 3 e 4 aprile 2019 alla Scuola di Roccella. Poi il volley con la Serie 2 femminile, Soverato cede al Tiebrex contro il Perugia. E ancora Serie C, Regina un passo in avanti e due indietro, e KO Ariete, lo dicevamo, una Regina che è stata inguardabile ieri. Dopo una settimana magica, la squadra Maranto ha deluso contro il Rieti. Il Catanzaro si impone bene invece 2-0 contro la Cavese. A Locri c'è stata l'inaugurazione spazio gioco con la presenza anche delle istituzioni locali e regionali. A San Lorenzo, per quanto riguarda la notizia che viene riportata dal nostro portale, questo terrificante incidente nella notte sulla strada statale 106 con 3 feriti e anche auto distrutte. Non ci sono altre notizie importanti per quanto riguarda il quotidiano del Sud. Siamo in attesa che vengano aggiornate le ultime edizioni di Gazzetta del Sud, ancora ferme al 31 di marzo, all'edizione di ieri. Conteremo di avere il giornale nel corso della nostra diretta, che inizia subito con le pagine all'interno. Ci andiamo subito ad occupare di quelle che sono le notizie più importanti riportate a pagina 4. Vedete, famiglia, si chiude il congresso, rogatoria contro l'utero in affitto, messaggi chiari per il no all'aborto. Alle europee vedremo chi è con noi, e poi c'è l'approfondimento a Verona, presente anche Amnesty, e poi la Cagnara politica ha impedito di affrontare il vero dibattito. Il vescovo Di Maio e gli altri avrebbero fatto bene ad andare. Continuiamo, ci sono altre notizie nelle pagine di primo piano in Italia e nel mondo. Conte, vedete il Premier in questa foto, nessun attacco al sistema bancario Tria, nessuno ci ha chiesto una manovra correttiva. E poi europarlamentari del Movimento 5 Stelle in 200 promosse per il secondo turno. E ancora responsabilità o elezioni, Boccia, Bacchetta e lei governo. Vedete l'intervento qui, Vincenzo Boccia. Temi tutti calabresi. Adesso andiamo ad occuparci di pagina numero 8, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Un corpo decapitato trovato in un terreno giallo a Simeri Creek in queste ultime ore. Il cadavere lì da almeno un mese. Una domenica che si tinge di giallo, quella nelle campagne dell'entroterra catanzarese, a pochi chilometri dal capoluogo, dove in aperta campagna è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Vedete qui la scientifica sul luogo del ritrovamento, e ancora i carabinieri durante il recupero del corpo ancora senza identità e rilievi sul luogo del ritrovamento. La testa ritrovata a 2 metri dal corpo. E poi la ricostruzione a dare l'allarme. L'ex sindaco di Simeri Creek, centro del catanzarese, chiamato da un suo amico, un anziano era sul posto per scattare foto. Per quanto riguarda invece le altre notizie, le pagine regionali Calabria, parliamo di Porti, Gioia Tauro, il ritorno di Toninelli, lo dicevamo, quello di oggi è un ritorno per il ministro dei trasporti. Reso noto il programma della visita del ministro dei trasporti allo scalo, la visita in vista della chiusura dell'accordo sulla gestione del terminal MCT. Vedete il ministro Toninelli in una
una visita recente che si è tenuta proprio nella piana di Gioia Tauro. Incontri oggi per Toninelli con prefetto e commissario. Europarlamentari a 5 Stelle, restano in sfida ancora 10 candidati. Il sito ufficializza i risultati ed i voti dei calabresi. I reggini tutti bocciati. Verso il secondo turno Laura Ferrara e il fratello di Dalila Nesci. Rossella Cerro, Otello Chimenti, Deborah De Rosa, Laura Ferrara, Guglielmo Minervino, Diego Antonio Nesci, Angelo Raffaele, Pierino San Giovanni, Yolanda Nausica Scalese e Teresa Sicoli sono questi i nomi, dunque, dei 10 candidati. Crotone, salite a 2 i morti nell'incidente sulla statale 107. Cambiamo decisamente argomento. Morto anche il 32enne Lacco, che era ricoverato all'ospedale Pitagori. Quello di Daniele Lacco e Marianna Origlia. Non ce l'ha fatta il 32enne Daniele Lacco di Cetraro, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone nella mattinata di sabato. Salgono così a 2 i morti nello schianto terribile nei pressi delle bivio di Corazzo a Scandale. Proseguiamo, altri temi importanti, andiamo a Vibo, sempre nelle pagine regionali del Quotidiano del Sud, edizione di lunedì 1 di aprile, spari e fiamme per l'assessore, colpite le auto di Giuseppe Artusa, amministratore a Filandari, non ho paura, sono state queste le prime parole a caldo. In Consiglio Comunale a giorni sarà discussa la pratica delicata del cimitero, vedete Giuseppe Artusa e qui una delle auto completamente distrutta da ignoti. E ancora il caso, il gruppo Irego congela lo spostamento dei posti letto nelle cliniche private di Cariati. La decisione dopo l'inchiesta della finanza, il palazzo sequestrato. Vedete, in questa foto appare Saverio Greco. Ancora l'intervento rogo tossico alla Mezza Terme dentro il campo Rom, disagi anche al vicino presidio ospedaliero, fumo nero in tutta la zona. Nella foto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco in zona Scordovillo. Per quanto riguarda la pagina di Reggio Comune ed arrivò il video antidissesto, situazione sempre difficile al comune di Reggio Calabria, il sindaco invita i cittadini a diffonderlo e illustra effetti nefasti, chiedo neoprovvedimento al governo, ringrazia il Movimento 5 Stelle e attacca Salvini, vedete Falcomatà nel video antidissesto diffuso anche su Facebook. Per quanto riguarda le altre notizie, voltiamo pagina e ci spostiamo subito a San Roberto per occuparci di provincia. Vedete i temi che riguardano la provincia di Reggio Calabria con il piccolo centro di San Roberto, ecco la fontana Terre di Pietro. Cerimonia a Sant'Angelo lungo la strada Emilia Piani da Spromonte. Vizzari, che è il sindaco di San Roberto, acqua pubblica, bene comune da valorizzare e salvaguardare. Vedete l'inaugurazione della fontana Terre di Pietro a Sant'Angelo, qui il primo cittadino con tanto di fascia tricolore. A San Lorenzo, altro centro del Regino, scontro frontale tra 2 auto sulla statale 106, ci sono 3 ferite, vedete una delle auto incidentate. A Villa San Giovanni, Sinergia Autismo, lavoro di rete, dibattito al Teatro Primo per la giornata mondiale, specialisti, famiglie e scuola insieme per massimizzare i risultati. Qui domani è la giornata mondiale per la consapevolezza sulla autismo, vedete l'iniziativa. E ancora Villa San Giovanni, accordo scritto tra Siclari e Gioè per quanto concerne i fatti adesso della Locride, l'unica pagina il lunedì per quanto riguarda il nostro comprensorio. Ci spostiamo subito a Monasterace, in piazza Orchidee Unicef, notizia riportata da Vincenzo Racco contro la malnutrizione infantile, punto di raccolta del gruppo di protezione civile Il Castello, per far vivere e sperare molti bambini. L'Unicef ha promosso un weekend con la distribuzione delle orchidee per combattere la malnutrizione infantile. Invece a Locri, Caritas, finanziati 4 progetti, presentazione alla Casa Santa Marta, fondi per l'8 per 1000 devoluti alla Chiesa Cattolica. Invece a Brancaleone, Agostino Belcastro riporta anche una foto molto bella e suggestiva delle volontarie al lavoro al centro recupero tartarughe marine, perché si parla proprio di tartarughe. Via ai campi estivi per salvare le tartarughe marine in difficoltà, campagna del volontariato al centro recupero di Brancaleone. Invece a Bovalino, Eppolimeno sbottò, sindaco
Monarca e presidente di parte Nuova Calabria attacca l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maesano. E qui Alessandra Polimeno, capogruppo di opposizione in consiglio comunale. Monasterace, moto, Maggiolini, animazione e le zeppole di Zia Pina ricavato alla Croce Rossa per questa iniziativa. Moto in bella mostra in quel di Monasterace. Siamo all'unica pagina della Piana, andiamo a Polistena, parliamo di ospedale Santa Maria degli Ungheresi, TAC e radiologia. Ennesimo guasto, ancora problemi purtroppo per quanto riguarda le strutture sanitarie. La denuncia del segretario regionale della SULP, Giuseppe Gentile. Le tre risonanze magnetiche appena acquistate sono ancora imballate. I cittadini della Piana di Gioia Tauro non riusciranno mai a capire perché l'unico ospedale in grado di dare risposta è fermo per l'ennesimo guasto alla TAC e alla radiologia. La Piana di Gioia Tauro non ha altro se non l'ospedale di Polistena per ricorrere alle cure in emergenza e per tutto ciò che la sanità locale può offrire. Ma quando in questo unico ospedale viene meno il servizio pubblico essenziale necessario per fare diagnosi in emergenza, l'offerta di salute viene meno e la sanità svanisce. Qui vedete in foto il reparto di radiologia dell'ospedale di Polistena. Apparecchiature vecchie e ormai obsolete per il superlavoro. La salute è diventata merce di scambio. Cittanova, piazza e monumento dedicati alla memoria delle vittime di mafia. Opera dello scultore Papalia. Qui il monumento alle vittime di mafia inaugurato a Cittanova, una delle città più importanti della Piana. Rizzicono il bilancio e opere pubbliche discoverte dal Consiglio, ok anche al DUP, minoranza astenuta. Polistena, al polifunzionale arriva il treno della memoria, incontro questa sera a Polistena. Abbiamo completato anche con la Piana, ci occupiamo adesso della pagina di Vibo, un fiore all'occhiello del territorio. L'intervista parla la direttrice del Museo Archeologico Adele Bonofiglio. Mezzo secolo del Capialbi, tra le sue meraviglie archeologiche e quelle del Vibonese. Vedete qui Adele Bonofiglio, direttrice del Museo Archeologico. Vigili del Fuoco, due interventi provvidenziali in queste ultime ore nel Vibonese. Poi torneo Berretti, sempre per le brevi. Vibonese si guarda avanti. Siamo già allo sport. Incubo Roma, il Napoli passeggia 4-1 del Napoli a Roma. Fiorentina Torino finisce 1-1 e l'Inter ricade, la Lazio è da Champions. Le calabresi adesso, Cosenza e Crotone, così si fa. Due belle partite, quelle di Serie B sabato, due squadre in salute, Cosenza e Crotone. Il Crotone che ha vinto a Carpi, il Cosenza che ha tenuto testa al blasonato Palermo. Si apre la settimana che precede il derby, ma prima ci sono Lecce e Perugia. Le due calabrese hanno capito come gestirsi sulla strada della salvezza. Intanto il Lecce vince e balza al secondo posto, 2-0 del Lecce contro il Pescara di Pepi Pillon. Il Rende si rialza e sbanca Caserta, bella vittoria della squadra di Modesto a Caserta, 2-1, un bel passo in avanti, l'allenatore al 90esimo. Un plauso a questi ragazzi, il tecnico è soddisfatto, grande partita contro una squadra forte. Andiamo avanti, altri titoli, un'altra vittoria importante, quella del Catanzaro di Gaetano Auteri, prova di forza a Cava dei Tirreni, 2-0, segnano Fischinaller su calcio di rigore e Dursi. La squadra di Auteri domina per tutti i 90 minuti. L'allenatore con la febbre parla a Cassia, bella reazione, ora guarda, andiamo avanti, Catanzaro che ci crede al possibile primato. Regina Rieti un passo indietro, ha deluso la squadra amaranto, 300 tifosi a seguire la Regina sono ritornati con l'amaro in bocca. Brutta prestazione della squadra di Drago che resta ancora fuori dalla griglia playoff, ricordiamo che in settimana erano stati restituiti 4 punti della penalizzazione, gli amaranto cedono l'intera posto in palio, decide Palma a fine primo tempo, l'allenatore dice disattenti e poco determinanti. Il tecnico pensa alla prossima gara contro la Sicula Leonzo, dobbiamo rialzarci. La Regina ha deluso e ieri c'è stato anche l'inserimento di Savandria come difensore, non particolarmente gradita a questa posizione in campo. La Vibonese non segna e non vince, scialbo pareggio contro la Paganese nel primo tempo, tre occasioni fallite da Bubas, 0-0 della Vibonese di mister Orlandi in classifica, si resta però tra le prime 10. Vedete Orlandi deluso a metà, peccato, ma queste ragazze vanno applaudite dal tecnico della Vibonese. Torniamo con i piedi per terra, playoff a rischio. Continuiamo, altre news, parliamo adesso del campionato di Serie D. Pari Castrovillari, Locri
Locri sconfitto, il Locri è stato pesantemente sconfitto a Torre del Greco 4-0, aveva tenuto bene nei primi 45 minuti la squadra di mister Quattrone. De Marco del Locri ha sbagliato anche un calcio di rigore contro la Turris, Marsala Castrovillari, è terminata 0-0. Vediamo invece la sfida che si è giocata a Cittanova, vinta dai pianigiani 2-1 contro la città di Messina e una cittanovese. Da playoff, vittoria di misura sul città di Messina e quinto posto solitario a più 3 sui Portici. Al 90° l'allenatore cittanovese Zito dice: salvo soltanto il risultato ma non la prestazione della squadra. Il tecnico non è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi. Proseguiamo perché parliamo adesso del Roccella, pareggia 1-1 al Nenetto Muscolo contro il Troina dopo essere passati in vantaggio al 28° con la squadra roccellese, con Asselti in vantaggio. Dunque con Asselti si fa raggiungere nella ripresa, si dimette intanto l'allenatore Passiatore. Vado via perché ha aggredito, dice il tecnico, quell'episodio ha influito sulla squadra. Si getta via il Roccella e getta con molta probabilità anche le speranze di una salvezza diretta. Ad aggiungere benzina sul fuoco sono le dimissioni del tecnico Passiatore. A fine gara ho deciso di dimettermi, dice, perché in settimana sono stato aggredito fisicamente in campo sul mio posto di lavoro da un ex tesserato del Roccella. Esorto i tifosi del Roccella a fare tesoro di quelli che sono i veri supporter della squadra e non quelli che fingono di esserlo. Il giovedì, giorno della presunta aggressione, scrive il quotidiano, i ragazzi hanno vissuto una situazione all'estremo di quello che rappresenta questo sport e credo che quella tensione abbia in qualche modo compromesso l'andazzo della gara odierna. Detto questo, volevo ringraziare, dice sempre Passiatore, la società per essere stata sempre al mio fianco e per i sacrifici fatti. Palmese domata dal Messina 2-0, sconfitta per la Palmese di mister Franceschini in terra sicula. E invece per quanto riguarda il campionato di eccellenza, l'Acri scala un altro gradino, ha perso ancora il Siderno, ormai quasi retrocesso, e noi parliamo adesso di quelle che sono state le altre sfide che si sono giocate ieri nei vari campionati. Vigor Lamezia, vittoria in rimonta per una Vigor che si piazza a 61 punti come terza forza del campionato, ha battuto il Promo Sport nell'altro girone. Il big match lo vince la Stilese, una Stilese spietata quella di ieri, ha vinto 2-1 contro il Gioiosa sul neutro di Locri. Invece il Brancaleone ha battuto 3-1 la Rombiolese, il San Luca continua a vincere e va a vincere anche a Montepaone 3-0. E questa era l'ultima notizia per il campionato di promozione. Ricordiamo che l'Africo ieri ha ottenuto un'importante vittoria in chiave salvezza battendo 2-1 il Borgia che tra l'altro ormai è spacciato in classifica. Vediamo se riusciamo ad avere Gazzetta del Sud per quanto riguarda l'edizione di oggi. Attendiamo ancora un attimo per vedere se c'è sul nostro portale il giornale più diffuso in Calabria e in Sicilia, Gazzetta del Sud, questa mattina in grande ritardo, infatti è rimasta invariata con l'edizione di ieri del 31 di marzo. E niente, lo troveremo sicuramente il giornale domani nell'edizione della nostra rassegna stampa. 13:30 il nostro TG News per quanto riguarda i fatti più importanti di questo inizio settimana, e soprattutto vi ricordiamo di visualizzare durante l'arco della giornata il nostro portale www.telemia.it per essere sempre aggiornati in tempo reale con le nostre notizie insieme alle nostre pagine Facebook. Grazie perché anche oggi ci avete ospitato, a tutti voi una serena e felice giornata, arrivederci.
Materiali Arredamenti vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom. Per l'occasione si terrà uno speciale evento di show cooking sabato 6 aprile dalle 16 alle 20:30, domenica 7 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Scali Arredamenti lo trovi a Gioiosa Ionica, via delle Rimembranze 110. Visita il nostro sito www.scaliarredamenti.it. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Abbiamo incontrato molte persone nella nostra lunga esperienza. Erano industrial, contemporanee, classiche, shabby chic, moderne. Ma tu, di che stile sei? Tu che ami la tua casa e vuoi un arredamento che abbia la tua personalità. È per questo che ti abbiamo chiesto di che stile sei. Arredo Casa, via Cusmano, a Locri. Arredo Casa è anche un'originale idea regalo. Arredo Casa, lo stile che vuoi. Conad Riace, prezzi bassi e fissi bloccati per tutto l'anno su 180 prodotti a marchio Conad. Reparto bio e alimenti senza glutine. Da noi trovi anche pane caldo appena sfornato. Nel reparto gastronomia trovi i migliori prodotti a chilometri zero. Un ampio reparto ortofrutta con ortaggi e frutta fresca locale e di qualità. Tra le offerte del periodo trovi Se sei cliente Conad, grazie alla raccolta punti potrai scegliere tanti regali delle migliori marche e buoni spesa tutto l'anno. All'esterno, 1800 metri quadri di parcheggio. Conad Riace, via Nazionale 31, Riace Marina. Persone oltre le cose. Centro Medico Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via Provinciale, Contrada Riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini, cabaret, serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.
Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa.